Abbiamo inoltre scadenze inderogabili sulle quali l'estate musicale, un teatro da gestire e da completare, l'appalto della perfosfatti, le problematiche da affrontare inerenti alla terza corsia autostradale, il potenziamento dei servizi alla persona in un momento di grave crisi economica con tante famiglie in difficoltà. Se qualcuno di voi, ho detto prima, va ai servizi sociali, si troverà che in questo momento che sta arrivando le bollette dell'ASL e quelle dell'Enel, c'è la coda di gente che, non avendo perso il posto di lavoro, non avendo soldi, non avendo figli da mantenere, c'è bisogno di risorse aggiuntive e la Regione ci ha tolto 60.000 euro di contributi sul sociale, perché neanche la Regione evidentemente ha risorse sufficienti. Non ho nascosto la mia preoccupazione per l'estate musicale, che necessita di decisioni urgenti e di una fattiva collaborazione con gli altri enti per il finanziamento da destinare allo stesso. Quindi io credo che c'è poi bisogno anche di lavorare per la stagione teatrale prossima. Voi sapete che la gestione del teatro non è che si gestisce un mese per l'altro, si gestisce un anno per l'altro, ed è chiaro che si corrono dei rischi enormi sotto questo punto di vista. Questa è la prima parte. Con poi il consigliere Tabor e con altri ho anche affrontato l'argomento del prossimo consiglio comunale, perché è doveroso affrontare. Come ho già avuto modo di anticipare il consigliere anziano nel corso di un preventivo colloquio, la normativa mi impone di convocare entro 10 giorni dalla mia proclamazione a sindaco la prima seduta del nuovo consiglio comunale, seduta che come noto deve necessariamente tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, quindi il 13 di gennaio, di luglio. In un'ottica di rispetto reciproco ho ritenuto di fare uscire la convocazione del consiglio comunale dopo l'incontro, quindi io ho incontrati alle 10, ho finito alle 11, alle 11 e mezza ho mandato fuori il consiglio comunale di oggi, perché sono i 10 giorni, scadono oggi, quindi ho mantenuto i messi proprio per rispetto del consiglio comunale e delle prerogative del consiglio stesso. Sulla scelta del luogo, che è la palestra, poi dirò così, mi hanno risposto loro, è dovuta a una prevedibile e notevole affluenza di pubblico e al dovere di creare le condizioni per garantire la massima partecipazione possibile da parte della cittadinanza. A scanso di equivoci, noi non consideriamo un consiglio comunale un teatro, non consideriamo una manifestazione qualsiasi, è un atto altamente istituzionale. Per chi ha qualche preoccupazione sulla palestra, ricordo i precedenti. Un consiglio comunale al TNT sul problema della convenzione del gas, un problema in palestra lugnana sulla Mirant, un consiglio comunale sulla tangenziale all'ITIS. Quindi chi pensa di polemizzare sul fatto che abbiamo scelto un luogo vicino al centro storico, che è una palestra, per consentire a tutti i cittadini di poter partecipare in maniera meno disagiata possibile, vedi l'altra volta, abbiamo scelto una palestra come ormai da anni, ed è la quarta volta che noi scegliamo questo percorso. Proposte tipo teatro, dove c'è nel palcoscenico un consiglio comunale sotto la gente, e proposto il maxi schermo che può all'esterno, che può sembrare una partita di calcio, abbiamo ritenuto nel rispetto delle istituzioni la cosa migliore quella della palestra, che è un luogo anche questo istituzionale e pubblico. Ho provveduto a inviare ai consiglieri eletti la richiesta di indicazione dei gruppi consigliari e dei rispettivi capigruppo, quindi ho già mandato via, perché ogni consigliere comunale deve aderire a un gruppo e scegliersi il suo capogruppo. E infatti mia intenzione, una volta acquisite entro il 6 luglio dette indicazioni, dare corso immediatamente dopo ad una riunione dei capigruppo, proprio per preparare collegialmente nel modo migliore possibile la seduta del Consiglio del 13, oltre che naturalmente per poter avere fin da subito riferimenti istituzionali ai quali rapportarmi, perché vorrei che ci fossero già i capigruppo, perché i capigruppo sono dei differenti istituzionali in cui necessariamente mi devo rapportare quando ci sono i consigli comunali. L'ordine del giorno del prossimo Consiglio è la convalida ovviamente degli eletti, con eventuali surroghe,
che ce ne sono due, consiglieri sur, ovviamente, che sono legati alla nomina dei assessori, che oggi sono stati proclamati consiglieri comunali. Giuramento del sindaco, comunicazione del sindaco in ordine alla nomina della giunta comunale, è solo una comunicazione che il sindaco deve fare, elezione del presidente del consiglio comunale, elezione della commissione elettorale comunale. Io adesso affronto un'altra questione, perché ho chiesto a loro la disponibilità, e magari facendo anche un ordine aggiuntivo, di mettere all'ordine del giorno criteri per le nomine negli enti sovraordinati, cercando di modificare i vecchi criteri, proprio per tener conto che siamo in presenza di un consiglio comunale che avrà un presidente nominato di maggioranza diversa da quella del sindaco, e quindi il sindaco, salvaguardando la prerogativa del sindaco, che le nomine le fa il sindaco ed è una prerogativa legislativa, non potevo non tener conto della situazione che si è venuta a creare rispetto a una maggioranza consigliare, e quindi avevo chiesto a loro, per evitare i disagi alla città, di procedere a una modifica e concordare con loro a una modifica del regolamento per le nomine, proprio prendendo conto di queste esigenze. Vi anticipo già che la risposta è stata quella di dire: le nomine le fa il commissario, non problema loro. Mi pare che non è detto così. Devi tagliare il presente. Quello che auspico è un reciproco riconoscimento, ho detto a loro, rispetto soprattutto in attesa dell'esito del ricorso in atto. Voi sapete che c'è un ricorso in atto, che ci sono 45 giorni di fermo del tribunale, che voglio dire, se i danni del commissariamento dopo li vediamo, abbiamo anche chiesto a loro un rispetto reciproco in attesa del ricorso. Sul ricorso ci siamo da qui, da quel giorno quando è nata la questione ad oggi, di tematiche e di città che si sono trovate in questa situazione ce ne sono 7, 8, 10 trovate già, con tutti i pareri molto discordanti tra di loro. Quello che raccomando nelle decisioni che autonomamente ciascuno assumerà e di cui sarà chiamato a rispondere in termini di responsabilità politica è il rispetto della volontà popolare e la tutela degli interessi della città e dei cittadini. C'è un sindaco che è stato eletto da. Due informazioni sulle nomine. Le nomine che ho fatto riferimento prima sono due, che in modo molto rispettoso ho aspettato il nuovo consiglio e poi ci siamo trovati rispetto a questa situazione. Uno è Santa Cecilia, e qui ci troviamo di fronte a un consiglio che è scaduto da 4-5 mesi, che non abbiamo voluto rinnovare per rispetto proprio di queste prerogative. La competenza che sono della nomina del consiglio di amministrazione è due membri del consiglio del sindaco, due membri del presidente della provincia e uno di comune accordo. È chiaro che questo comune accordo, in una situazione dove ormai una provincia è di colore diverso dal comune, diventa molto difficoltoso. Ed è chiaro che siamo in presenza anche di una situazione di emergenza, perché c'è un'estate musicale che corre il rischio, proprio per come si è costituito gli esti elettorali della provincia, corre il rischio di avere qualche problema. Peraltro la Zaccariotto è in ferie, l'ho mandato più di un messaggio per incontrarci, per vedere sta nomina della casa, sì, della fondazione, però ancora non ho ricevuto risposta. Quella invece della casa di riposo è scaduto il 6, mi pare, ci sono 45 giorni di tempo, ma comunque non l'abbiamo voluto fare, non la facciamo, in attesa di sperare. Scade il 21 luglio. Scade il 21 luglio. Dopo vi dirò cosa ha detto l'opposizione. Queste sono le due nomine più importanti. La maggioranza numerica. Cosa ha detto la maggioranza numerica? Sì. Ecco, non l'opposizione. Era perfettamente ragione. No, era non per fare il correttore di bozza. Lui non ha detto minoranza, ha detto opposizione, può anche starci. No e no. Opposizione e maggioranza. Sì. Va bene, dai. Ah, va bene, dai.